Gentili ascoltatori di Radio Italia, prendete posto perché è arrivato il momento di Fuori Campo. In studio per voi, Charles e Jack. Poi dicono che sono un genio. O meglio, me lo dico anche solo. Più che genio, credo di essere semplicemente un capolavoro. Così soli nella notte, a maledire questa vita, con l'amore che è finito sotto le unghie delle dita. La luna che li guarda con la faccia un po' smarrita e confida alle sue stelle un'altra notte, un'altra ferita. Lui la stringe forte a sé, ma lei ha solo voglia di fuggire. E la luna che sorride, perché sa già come va a finire. Resta solo il tempo di salutare e voltarsi indietro e ritornare. Notte sola con la luna che ti guarda e ti consola un po', e ti consola un po', perché non c'è posto al mondo dove lei con la stessa faccia abbia visto l'amore perdersi e poi morire. Fermarsi un'ultima volta, girare la testa, vederla camminare ancora, e tutto quello che resta. Così solo nella notte, a maledire questa vita, con l'amore che è finito e una canzone tra le dita. Benvenuti ospiti di Fuori Campo a questa nuova puntata, che sarà una puntata un po' particolare. Innanzitutto non ci sarà con me il mio vecchio ormai compagno di avventure Jack a commentare questo capolavoro di puntata. Con noi oggi infatti abbiamo un ospite, il primo vero ospite in carne ed ossa dopo Jessica Fletcher. Abbiamo il mitico, l'istrionico capolavoro Marco Sforza. Un applauso per favore. Grazie a tutti, grazie a Fuori Campo, grazie a voi Andrea Grossi per avermi invitato in questa fantastica maledetta trasmissione. Benissimo. Io sono Charles, non sono Andrea Grossi, non so di chi tu stia parlando. Ah, non sei Andrea Grossi? Ah no, scusa, allora rettifico, piacere Charles. Visto che io ormai sono già un personaggio conosciuto, mentre il nostro Marco Sforza, nonostante si sbatta tanto per girare locali di bassa lega e alta lega, alta lega, sì. Bassa lega.
I nostri radioascoltatori vorrebbero sapere qualcosa di più di quest'uomo che fa musica, perché Marco Sforza è un uomo che fa musica. Sì. E vorremmo sapere come mai fa musica Marco Sforza. Perché faccio musica? Ma perché... Perché mi piace, perché non potrei farne senza, perché è la mia fonte, la mia acqua da bere quotidiana. Ormai tutto è stato scritto, ormai tutto è stato fatto, nessun accordo da inventare più, nessuna frase da cantare più. E poi tu mi vieni a dire che la mia musica è originale, non ha nulla da invidiare canzoniere nazionale. Così finalmente penso e dico, finalmente sono arrivato Marco, sono riuscito a conquistare con fatica una mia fetta di mercato, ma la gloria è vulnerabile, viaggio su un piedistallo flebile, basta poco per distruggerla, basta poco per... Riconosco quei passi, riconosco quegli occhi. Sai, tu fai una musica bella e originale, ma assomigli un po', mi ricordi? Sì, quello che viene da lontano, sai, quello che canta un po' come te, ma non è come te. Tu sei più bravo, però ecco, la tua musica mi ricorda un po' la dolcezza di Concato, la freschezza di Caputo, l'eleganza di Paolo Conte, ma con De André non scappi mai. Canti un po' come Iannacci, ma te lo devo dire un po' meglio di Antonacci. Strizzi l'occhio un po' a Guccini, Giorgio Gaber, Vergani e Baccini. Ed eccoci tornati in studio, sempre in compagnia di Marco Sforza, che è venuto da noi per un motivo preciso, è stato invitato per un motivo preciso. Qual è, signor Marco Sforza? Il motivo preciso è presentare il mio nuovo album, l'ultimo, la fatica discografica, si dice così. Esatto, lo stringo fra le mani, si intitola Un Capolavoro. Cosa stringi? Scusa, ok. Stringo tra le mani, mani Un Capolavoro, il nuovo disco di Marco Sforza, perché non è il primo questo, giusto? Con tutto lo modesto. No, questo qua è il terzo, oppure il secondo e mezzo, cioè prima ho fatto un altro disco, il primo era un live. Scartando i bootleg, giusto? Sì, scartando i bootleg legali, ho fatto un live. In tutti, insomma, i tappeti stesi per terra, sì, dei rivenditori. Dei rivenditori non autorizzati. Ho fatto un live al Materia Off, datato 2008. Materia Off, che è un locale, un noto locale parmigiano dell'Emilia, dell'entroterra emiliana, che spero che tenga botta, gestito da un collega stimatissimo, grande Guido, che ha mancato Sanremo per un pelo. Così lui dice. E poi il secondo EP, era un EP a bocce di 5 canzoni, una sorta di piccolo un demo che non volevo farlo, poi è stato fatto. Cinque canzoni e basta, bocce. Questo qua invece, questo è un long play, cioè è un long play, ma molto long play, perché ci sono ben 13 tracce. Beh, finiamo di parlarne dopo, è arrivato il momento di ascoltare Chimera.
come ti porterei, dovunque ti mostrerei, piano ti toccherei, forte ti stringerei, solo ti guarderei, felice ti riderei, fare ti lascerei, ma forse mai ti amerei. Come ti porterei, dovunque ti mostrerei, piano ti toccherei, forte ti stringerei, solo ti guarderei, felice ti riderei, fare ti lascerei, ma forse mai. Ma forse mai, mai ti amerei. Ma forse mai ti amerei. State ascoltando Marco Sforza, un capolavoro, il suo terzo lavoro discografico, e questo brano molto d'atmosfera è Chimera. Chimera, sì. Ne vogliamo parlare di questo brano, Marco? Questo brano è stato suonato con un grande uomo, un grande fisarmonicista romagnolo. Veniamo alle collaborazioni del disco. Si chiama il grande Gildo Montanari. Gildo Montanari, che ha dato un tocco veramente di tango, un tocco di passione a questo pezzo. Questo testo molto introspettivo, molto evocativo, di fatto è intitolato anche Chimera, una canzone che non si può toccare. Cioè, le canzoni non si toccano, questa è una sorta di evocazione, cioè di ambizione che magari che non esiste, che non c'è. Tra l'altro forse uno dei testi più corti che tu abbia scritto in carriera. Sì, sicuramente, ma mi sto avvicinando a questa... Un Salvatore Quasimodo dei nostri giorni. Una sorta di mini canzone di cose, Ungaretti. Ungaretti, sì. Chi è? Ungaretti. Invece le prime due che abbiamo ascoltato erano Sotto le unghie delle dita, titolo molto evocativo. Sì, Sotto le unghie delle dita. E Non ci resta che cantare. Un elogio comunque alla canzone, fare canzone al giorno d'oggi, che bene o male viene sempre associato a qualcuno, hai sempre qualcuno che assomigli quello, mi ricordi quello, insomma ormai l'originalità si perde per strada, per essere originale bisogna fare una canzone che non esiste. Canzoni devono esistere. È anche difficile comunque trovare una propria strada. Assolutamente, assolutamente. Penso, riconoscibile, ecco. Penso, nel mio piccolo, penso che uno ci metta comunque, se ci mette l'onestà intellettuale più onesta che ha, secondo me qualcosa di buono riesce a farlo. Vita da single, vita da cani, sorrido e ripenso a quel giorno in cui mi tuffai nella mia libertà. Ma che libertà d'Egitto, quanto mi costa mantenere un affitto, per non parlare dei rapporti sociali e delle spese condominiali. Ricordo cosa disse mia madre, non durerai neanche un mese. Ricordo cosa disse mio padre, io ho fiducia, te ne bastano due. Ah, la, la, la. Hey, la, la, la.
son qui che resisto, stringo i denti, ogni giorno non mollo, ripensando al passato, quando ero coccolato e viziato. E passo le sere a guardare la TV e m'addormento sognando un bellissimo bungalow. Certo, non si hanno orari, puoi rincasare quando ti pare, nessuno ti contraddice e puoi stirarti come vuoi le camicie. Puoi sbrodolarti un po' addosso, puoi piangere senza essere visto, puoi cantare a squarciagola e far pipì con una mano sola. Capita a volte una scampanellata in attesa, è la solita amica che ti fa una sorpresa. E una notte qualunque può diventare speciale, come quando la neve vien giù per Natale. Vita da single, vita da cani, sorrido e maledico quel giorno in cui mi tuffai nella mia libertà. E siamo tornati in studio sempre a parlare con l'ospite di oggi, che è Marco Sforza, col suo nuovo disco, l'ultimo appena uscito, Un Capolavoro. E stavamo parlando con Marco appunto della sua scrittura, e abbiamo ascoltato prima di andare in pubblicità un altro brano del disco che si intitola Vita da Single, anche questo un brano molto evocativo che però cambia un attimo strada da Chimera. Diciamo che sono due facce dello stesso artista. Sì, sì, perché sono lo stesso CD, una traccia dopo l'altra, sì, una è diversa dall'altra. Sì, sì, ma sono molto distanti a livello di brani. Sì, per quello che arriva. Cioè, distanti? Distanti nel senso che uno è un brano molto, molto introspettivo, mentre l'altro è molto goliardico, se vogliamo, ironico. Sì, ironico, autore, molto sarcastico, molto, se vuoi, anche un po' provocatorio, insomma, ho cercato di descrivere una sorta di piccola vita da singola, anche se non è proprio autobiografica, però mi è piaciuto immaginare questo uomo che inizia una vita, ha fatto questa scelta e si tuffa nella sua, fra virgolette, libertà. Libertà non cioè, Marco Sforza poi scorre in mezzo a questi due brani, nel senso. Assolutamente, c'è un po' io. Diciamo che è un brano è un disco molto eterogeneo, nel senso che mantiene tante diverse sfaccettature del tuo modo di fare musica. Assolutamente, come in un museo, come i quadri in un museo, tu entri in un museo, ci sono tanti capolavori, no? E ogni quadro ha un suo colore, ti dà un suo sapore, una sua storia, una sua immagine, come il mio disco. Esatto, tra l'altro la copertina è molto evocativa perché sei a cavallo di una cornice stretta da una dama, una bellissima dama. Esatto, e anche il lancio, insomma, questo segnale contro il fumo che tu dai mi sembra molto forte. Il sigaro, ma no, lì l'avevo, si poteva fare perché volevo l'immagine. Comunque non vorrei svelare troppo di quello che vi aspetta, prendo il libretto del disco di Marco Sforza. Assolutamente. Parlaci un attimino invece di questo tuo fare musica. Ah, sì. Di questo tuo fare musica, di portarla in giro, comunque sia, tu hai un altro lavoro, immagino. Sì, io per fortuna o per sfortuna non riesco a mantenermi sulla musica, o comunque non è che riesco a mantenermi, riesco, cioè un lavoro mantiene l'altro. E io ho un altro lavoro, comunque sì, praticamente a parte faccio i lavori, ma questo è irrilevante perché uno se vuole fare una cosa la fa.
e va pure avanti per la sua strada. E... il prossimo brano che ascoltiamo invece, Marco, qual è? Scusami se ti interrompo. Credo che sia L'universo è troppo grande, dedicata a due miei carissimi amici che stimo e apprezzo, il grande Mattia Conte de' Medici, il violinista, e il suo amico Peppo. L'universo è troppo grande per due come noi, perché ci basta poco per vivere felici, un tetto e quattro alici. L'universo è troppo grande, vi chiederete come mai. Ci vogliono carezze, piccole certezze per curare due bonsai. Questa terra è troppo grande per due come noi. Tutti pessimisti, falsi pacifisti, ogni giorno siamo più tristi. Questa terra è troppo grande, vi chiederete come mai. Ci vogliono distanze, parecchie titubanze per non metterci nei guai. Perciò restiamo qui da soli, sempre soli come soli, sono sempre due pigne. Noi che ci imbucchiamo e ci baciamo, trastulliamo in questo cinema d'essere. Noi che respiriamo solo arte, e ci piace metterci in disparte, vivere la vita come due bohemiens. Soli, sempre soli, come due lampioni soli, sempre spenti giù in città. Noi che ci accendiamo, noi brilliamo per chiunque passi di qua. Noi che viviamo solo d'arte, in questo mondo di comparse, la nostra vita è un giro al Moulin Rouge. Questa stanza è troppo grande per due come noi. La musica è finita, la bottiglia già caduta, non ci resta che sognare. Eccoci sempre con Marco Sforza. Questa era sempre un brano del disco L'universo è troppo grande, e parlavamo della necessità che una persona ha di fare musica, al di là di quello che poi può essere un mercato discografico che riconosce economicamente, diciamo, quello che tu fai a livello artistico. Credi che possa essere una corda, un eventuale successo del tuo disco? Una corda da impiccarsi, sì, che serve assolutamente. Credi che potrebbe limitarti un successo o un riconoscimento da parte del grande pubblico? Che cosa? Fare successo, cioè che i tuoi brani, che il tuo disco venda... Ah, che dopo perda di valore? Cioè, potrebbe influenzare la tua arte in futuro? No, non lo so, perché non so neanche se avrò successo, non so neanche se diventerò famoso. Se un giorno avrò successo, come dici te, ma successo può anche essere fare quello che fai, comunque cercare di camparci, portare avanti una tua idea di musica senza essere vincolato dal mercato. Esatto, non questo è, bisogno, che è questo che mi riferivo. Non è obbligatorio che devi per forza fare suonare una canzone ogni due mesi, fare un disco che parla di pop o per qualsiasi cosa. L'idea forse è quella, è forse un'utopia, perché forse in pochi riescono ad raggiungere un certo livello di fare canzoni, perché è di questo che si parla, è riuscire a fare quello che si vuole, avere totale libertà, perché secondo me
come in ogni ambiente noi lavori devi scontrare con delle altre persone, cioè devi scontrare con delle altre cose che sono più grandi che volontariamente o involontariamente la tua strada un po' te la modificano, il tuo cammino, e devi accettare dei compromessi, che ci sta. Tu sei uno che accetterebbe compromessi? Non lo so, fino adesso io ho sempre fatto quello che volevo fare, ho sempre dato la mia impronta, il mio stile, fino adesso ho avuto molte soddisfazioni. Amore mio, il mio sguardo si è perso tra le pieghe distratte della tua sottana. La mia vita è legata alla tua come una perla in una collana. La mia mano ruvida e secca, la tua pelle di pesca non vuole toccare. Resterò in silenzio a ascoltarti finché giorno sarà. Amore mio, fammi assaggiare per l'ultima volta il tuo dolce veleno. Voglio proprio vedere cosa c'è al di là dell'arcobaleno. Amore mio, fammi colorare tutta quanta la tua vita. Voglio essere il pennello tra le tue dita. Amore d'estate, amore di fate, amore bandito, amore infradito, amore che fuoco, l'amore che dura poco, l'amore sbagliato, l'amore affogato. Per l'ultima volta il tuo dolce veleno. Voglio proprio vedere cosa c'è al di là dell'arcobaleno. Amore mio, fammi colorare tutta quanta la tua vita. Voglio essere il pennello. Voglio essere il pennello. Voglio essere il pennello tra le tue dita. Avete appena ascoltato Tintarella d'amor. Gran pezzo. Marco, si sente che ti diverti in alcuni brani, diverto, almeno. Sì, mi diverto. In altri invece ciao. Rimani. Dai, voilà. Vabbè, sei una persona squisita. Seria, ironica, Pica... goliardica. Pica... Questo è quello che vi aspetta acquistando o andando ad ascoltare Marco Sforza. Ma dove Sforza si acquista questo disco? Dov'è che si può acquistare? Dov'è che si può prendere questo disco? Non è in tutti i supermercati? No, le Conad e dei Sigma l'ho lasciati agli assorbenti e alle patatine fritte. Il mio disco si può trovare disponibile dal 17 febbraio 2013, data anche del mio compleanno. Ho voluto festeggiarmi, farmi questo regalo, perché bensì questo regalo è durato 6 mesi di gestazione, il disco, dal 17 febbraio su tutti gli store multimediali digitali potete acquistare, partendo da iTunes, Amazon, quelle robe lì, il mio disco. Quindi prezzo... Marco Sforza è sulla rete? Marco Sforza, come gli altri che ho citato poc'anzi, Bocce e Live, sono disponibili sempre su i portali, e in più giustamente, come giusto che sia, che debba essere, nei concerti. I concerti che sono la tua, che dopo magari il Charles, mio caro Charles, ti elencherò il tour, come si esatto, dice adesso, che quello, va di moda, quello assolutamente sì, per chi volesse seguire Marco Sforza dal vivo, toccare con mano questo artista che è già appunto al suo terzo disco che ci sta presentando qui da noi. La valvola dei concerti dal vivo come funziona? È una valvola che aiuta chi insomma non è una persona che va in televisione, comunque che non ha questa visibilità data da programmi televisivi, insomma, o radio più importanti della nostra, ecco. Certo, è come una valvola di un pacemaker, cioè suonare i concerti dal vivo è come avere un pacemaker sotto il culo ogni volta, perché non sai mai
cioè ne puoi fare tanti, puoi fare troppi, ma alla fine magari cioè che no, che cazzo dicendo, mi sono perso. No, io credo ciecamente nella musica dal vivo, cioè credo, come dici te, dice lei, signor Charlie, toccare con mano la musica, cioè credo nel proprio uscire di casa e andare a scoprire, vedere, cercare di capire, però incuriosirsi di alla musica fatta dal vivo. È lì che secondo me, tramite quel contatto e quel confronto che c'è sempre in ogni concerto, lì può nascere, si può costruire qualcosa, che è proprio quello che succede quando, quando si fa musica e si crea in un certo modo arte, che la gente deve godere di quello che lo fa. Se per caso avessi un figlio, di sicuro non riderei, al contrario forse mi preoccuperei un po', perché non credo di essere pronto a prenderlo per mano e camminare, a insegnare qualcosa che nemmeno io so fare ancora. Figlio tenero amore, stringimi forte la mano, nell'altra ho una piccola carezza per te. Spesso cerco negli occhi serenità dei padri giovani, ma trovo quello sguardo che confonde e fa pensare. Figlio tenero amore, stringimi piano la mano, nell'altra ho un piccolo regalo. Certo, chiamatemi codardo, ingenuo, romantico, immaturo penso, ma la terra su cui cammino è ancora troppo sporca per un solo bambino. Oh figlio tenero cuore, puoi lasciarmi ora la mano, nell'altra con l'ultimo saluto per te. Se per caso avessi un figlio, ad ogni passo che farà, sotto i suoi piedi le mie mani troverà. Sotto i suoi piedi le mie mani. Con Marco Sforza e Un Capolavoro, che è il suo terzo disco, che potete trovare su tutte le piattaforme digitali e ai concerti di Marco Sforza. Una domanda avevo per il nostro ospite, avrei una domanda per il nostro ospite, se lei è così cortese da rispondere. Qui a posto, questo bello studio, devo fare i complimenti a quelli fuori campo che avete accolto uno studio veramente eccelso. Io una radio così non l'ho mai vista. È un caffè proprio, così buono. Sembra proprio entrare in casa di qualcuno. È proprio una roba accogliente. Bravi. A proposito di cose fatte in casa,
che l'artigianato è, insomma, è qualcosa di molto importante, soprattutto poi anche nel nostro paese, è una storia antica e molto bella e di soddisfazioni. Questo disco, la genesi di questo disco, la genesi a livello discografica, come ci si muove, insomma, com'è un giovane cantautore che scrive le proprie canzoni nella propria camera e decide un bel giorno di affacciarsi sul mercato discografico e in un certo senso vendersi o cercare di portare la propria musica al di là della propria stanza? Un giovane cantautore oggi, quando decide di fare una canzone, musica, e decide di fare un CD, vuol dire che in precisi istanze, istante che pensa di fare un CD, diventa produttore, arrangiatore, discografico, manager, ufficio stampa, tutto, insomma, diventa tutto allo stesso momento. Un tutto fare. Sto parlando di quelli che non sono seguiti, che non hanno un'etichetta o che non hanno una casa discografica. E per sua esperienza ce ne sono molti di questi in Italia. Di cosa? Certo, ce ne sono un sacco di gente seguita da persone. Quindi possiamo dire che la musica in Italia comunque è ancora viva. Non siamo fermi alle cariatidi che vediamo solitamente. Ah, stai dicendo Sanremo? No, in generale, insomma. Le cariatidi vecchie, le ataviche, sì. La musica. No, cioè, sì, ma penso che ci sia sempre un crogiuolo, una sorta di piccolo orto botanico ancora da scoprire. Il problema è che è da scoprire. Il problema è che i mezzi di comunicazione, quelli gnocchi, cioè le radio importanti, le TV importanti, anche non solo quelle, perché non esistono solo quelle. Quando inizieranno a dare più risalto, sfogo all'orto botanico che c'è sotto? Non voglio fare della retorica, però è vero, cioè non sentirò forse mai passare per Radio DJ e un brano, tipo un brano come questo. E mo, e tu, e tri, e qua. Il tempo di un bacio rubato alla tua bocca mi è bastato il mio cuore a donarti un'atroce vendetta. Quella dolce fiducia che avevo è stata scalfita. Sei solo soltanto una povera donna di marca scaduta. Il tempo che la luce dipinge regala un'aurora è lo stesso che ho usato con garbo a cambiare serratura. Il coraggio da uomo che avevo si è perso per strada. Sei solo soltanto una povera donna che si morde la coda. Tradire il farcio di mezzo al mare, in mezzo al mare ci sono io che prendo il largo e dico addio al tuo cuore ormai lontano da questo mare, troppo al largo per ritornare, troppo al largo per ritornare, troppo al largo per ritornare. Nel tempo che impiega il fango ad asciugare i capelli, t'ho venduto con malizia su eBay tutti quanti cristalli. L'onore da uomo che avevo in un freddo obitorio. Sei solo soltanto una povera donna dal cuore sicario. Il tempo di un gelato caduto squagliatosi al sole è lo stesso che ho usato a bruciare il letto lenzuola. L'orgoglio da uomo che avevo non farà più ritorno. Sei solo soltanto una donna da spedire e lasciare all'inferno. Tradire il farce di mezzo al mare, in mezzo al mare ci sono io che prendo al largo e dico addio al mio cuore naufragato, naufragato in questo mare, troppo al largo per ritornare. Tradire il fare, bellissimo brano, almeno uno dei miei preferiti di questo disco. E volevo sapere un attimino com'è
stato registrato questo disco, quindi una registrazione partita dal voler fare di quest'uomo che risponde al nome di Marco Sforza. Marco Sforza, io questo disco era da anni che volevo fare così, nel senso che è stata una maturazione lunga, perché gli altri due erano, tranne il primo che era un live ed è uscita così, una sorta di gioco, il secondo era una sorta di demo, cioè non ero mai stato serio, cioè adesso faccio un disco davvero proprio. Questa volta mi sono messo, cioè era arrivato il momento. Tipo una maturazione. Bravo, una sorta, l'ho chiamato un po' il disco della maturazione, il disco dei 18 anni, forse anche questo, perché le canzoni che ho scelto, le canzoni che volevo in un determinato momento della mia vita, e quei ragazzi che mi hanno seguito fino adesso e anche quelli che ho conosciuto, i due o tre personaggi in più che hanno poi formato insieme l'orchestrina Separé, penso che sono stato fortunato in un certo qual modo, ho cercato di creare una mia sforzologia, cioè una mia atmosfera per fare questo capolavoro di disco, e anche per questo è una sorta, mi sono autocelebrato perché era arrivato il momento di autocelebrarsi. E dove è stato registrato questo disco? Al Teatro Vittoria di Penabilli. Teatro Vittoria di Penabilli in Romagna, tramite Franco Fucili, il fonico grandissimo, bravissimo, che ha seguito tutto. Lui è stato molto molto bravo, andate a trovarlo Franco, che gli fate piacere. E l'orchestrina Separé invece, di cui parlavi prima? Cristina Separé, se vuoi te la elenco. Assolutamente sì, ragazzi, musicisti eccelsi. Abbiamo Dario Vezzani al basso e contrabbasso, applauso. Marcello Basso nelle percussioni, Tommy Graziani alle batterie, Matteo Pacifico sax e clarinetto, e poi abbiamo il maestro Gildo Montanari alla fisarmonica e Massimo Marquez alla chitarre elettriche, slide e sintetica. E tutto questo è un capolavoro. Io son bello di mio, sono un capolavoro, un romantico perverso, melanconico, nostalgico, pessimista di natura, un po' storto d'andatura. Io son bello di mio, sono un capolavoro, instancabile, creativo, di geniali improvvisate. Mi tuffo a capofitto in talentuose buffonate, straripante di incertezze, costellato di pensieri. Sono un capolavoro, oggi più di ieri. Come mai mi trova spesso interessante? Sarà sta cosa del cantare che fa passare il malumore. Così può capitare qualche volta di ritrovarsi a far l'amore. Bello di mio, sono un capolavoro, un romantico perverso, melanconico, nostalgico, pessimista di natura, un po' storto d'andatura. Io sono bello di mio, sono un uomo di pianura. Io sono bello di mio, sono un capolavoro. Ed eccoci tornati per l'ultima volta in studio, purtroppo, perché questa puntata meravigliosa in compagnia di un capolavoro di ospite come Marco Sforza sta giungendo al termine. Marco è ancora qui con noi
e volevo cogliere l'occasione per chiedergli dove lo potremmo venire andare a sentire dal vivo. Andare a sentire, caro mio Charles. Il tour partirà il 22 febbraio al Caffè Farini a Parma, poi ci sposteremo in, in Romagna il 27 febbraio al Circolo Mille Luci di Rimini, che lì festeggeremo, celebrerò un po' con i ragazzi di, con tu, con è sempre una celebrazione, una celebrazione, con Marco celebrazione. Sforza, cioè, c'è il primo concerto del disco fatto, finito in Romagna, lo farò lì a Mille Luci, poi dopo ci sposteremo, andremo su a fare la puntatina a Osnago, in quel di Lecco, al Circolo La Locomotiva. Dietro l'angolo. Dietro l'angolo. Insomma, questo è venerdì 1 marzo. Qua siamo a marzo. Il giorno dopo, il 2, saremo nel locale di un mio carissimo amico. Anche lui, come tu ben sai, è un noto DJ di K-Rock, di una radio di Reggio Emilia, Massimo Denti, che gestisce un locale in quel di Reggio Emilia. Si chiama La Salumeria del Rock, e saremo sabato 2 marzo. Poi dopo, il 29 marzo, al Teatro Pedrazzoli di Fabbrico, nel foyer, presenterò anche lì il capolavoro, per poi ritornare ancora ad aprile in quel di Rimini, in due locali. Uno è la Creperia, in centro, che è gestito da un ragazzo molto molto bello, e il 13 aprile, un sabato, al Circolo dei Malfattori a Poggioberni, perciò sempre di Rimini o vicino a Sant'Arcangelo, chi volesse può venire a vedere. Comunque, se non vi ricordate tutte queste date e non le avete annotate mentre Marco le stava dicendo, potete andare sul suo mitico ormai sito www.marcosforza.it, dove saranno presenti tutte le date, tutti gli aggiornamenti e tutte le nuove fotografie che Marco caricherà. Fotografie, video e aggiornamenti del nuovo. Siamo lavoro. Arrivati alla fine, al momento dei saluti. E grazie. Io sono Charles e vi ho tenuto compagnia. Grazie, e invece Charles. Con me è stato presente il mitico Marco Sforza. Grazie, grazie a voi di Fuoricampo. Buona vita a tutti. Bis. Ciao. Bisco e biscotti da mangiare a colazione. Bisco e il bislacco che canta sta canzone. Bisco e bisboccia, avanti un'altra brocca. Bisco e il bisogno di filare dritto in bagno. Bis. Bisco e il bisonte da cacciare al di là del fronte. Bisco e biscroma da suonarla solo a Roma. Bis la bisettrice che nell'angolo invece. Bis il bisessuale, due in uno niente male. Bis Bis come il bisbetico da curare col solletico. Bis come il bistro, ci si arriva col metro. Bis come bisticcio, fastidioso come un riccio. Bis, bis, ancora un altro bis. Bis come il bisnonno, a cui piace solo il tono. Bis come la bisia che sull'erba striscia striscia. Bis come il bisogno di tenermi ancora sveglio per quest'ultimo bisbiglio che fa rima con sbadiglio. Beh, direi che questa canzone è quasi eccezionale, superba. Non ci sono parole per descriverla, solo la magia della musica fatta canzone. E così, con questo bis, che poi ascoltata due o tre volte, in disco può essere anche un tris, un tris. Magari... Take me out to the ball game, sung by Edward Meeker, Edison Records.